Criminalità straniera alla conquista dell'Italia. Questo è il titolo del libro presentato oggi a Varese da Giovanni Conzo, magistrato del Tribunale di Napoli, e Giuseppe Crimaldi, giornalista del Mattino. Andiamo allora a sentirli insieme a Fabio Minazzi, presidente del corso di laurea in scienze della comunicazione dell'Università dell'Insubria. Eccoli. Si è detto che è cambiato un po' anche la geografia delle mafie. Su che cosa si basa questo libro? Su quale documentazione? È su un'ampia documentazione che riguarda innanzitutto centinaia di inchieste giudiziarie in tutta Italia e di atti parlamentari, soprattutto le ultime due relazioni della Commissione parlamentare antimafia, e sugli atti della Direzione Nazionale Antimafia, oltre che quella dell'AISI, dei servizi. Le mafie alla conquista dell'Italia, perché è stato scelto questo titolo così? Perché mafia, da parola che si declinava al singolare, oggi si declina al plurale. L'Italia è aggredita da almeno 8 mafie allogene, cioè di provenienza esterna, che purtroppo spesso e soprattutto al nord fanno molti affari con le mafie locali, soprattutto Cosa Nostra e 'Ndrangheta. Quella più recente qual è? E quella più recente riguarda sicuramente un traffico transnazionale di capitali di provenienza illecita dalla Russia. E poi c'è il problema dei cinesi, che è un problema che va oltre, come dire, il crimine efferato in quanto tale, non sono le rapine nelle ville del nord-est o quant'altro, quanto piuttosto il problema che genera una concorrenza illecita sul tessuto economico sano nazionale. Purtroppo, come scriviamo in questo libro, l'Italia non si fa mancare niente, non si è fatto nemmeno mancare le mafie straniere, che vanno contrastate adeguatamente con strumenti normativi e anche strumenti operativi concreti per poterle combattere. Per esempio l'Italia non ha ancora ratificato il protocollo addizionale della Convenzione di Palermo e quindi non è possibile la creazione di squadre investigative comuni fra i poliziotti italiani e i poliziotti stranieri. Oggi si ricorda anche la morte di Giovanni Falcone, che è stato un uomo innovativo da questo punto di vista, perché dalla super procura funzionano ancora questi strumenti. Giovanni Falcone è stato il primo che ha autorizzato e applicato la cooperazione internazionale, è stato il primo che si è recato negli Stati Uniti d'America, primo magistrato italiano che ha saputo vedere a distanza di 30 anni, ancora oggi 20 anni, la sua lezione è attualissima, perché la cooperazione internazionale, la cooperazione con altri paesi, lo scambio di informazioni fra magistrati e polizie è l'unico modo per sconfiggere queste organizzazioni transnazionali. Quindi la lezione di Giovanni Falcone ancora oggi vive, attuale, è un esempio per tutti i magistrati. La mafia è anche un fenomeno legato alle culture. Ed è importantissimo che ci sia una cultura che rifiuti la cultura mafiosa. Questo in Italia non è scontato, anche questo si presenta con intensità diverse regione per regione, storia locale per storia locale. E questo è un elemento che secondo me va tenuto presente, perché il primo contrasto alla mafia, il primo, è proprio nell'ambito del ciclo della formazione. E quindi parlo delle scuole, dalle elementari all'università. E continuiamo.